53 milioni di views! Ma stiamo scherzando? Che cos'è questa nuova serie di cui tutti stanno parlando? Perché sì, i personaggi di questa serie sono interessanti, ognuno ha un proprio segreto e c'è qualcosa che non va. La nostra amica pagliaccia era un'umana, ma si è trovata in un mondo cibernetico, digitale. Infatti il nome si chiama Digital Circus. Per fortuna il canale di Girfotonic ha tradotto l'intera serie in italiano e l'ha doppiata bene, quindi andate a supportarli in questo link in descrizione e anche ovviamente i creatori originali della Glitch Production, che sono stati bravissimi e hanno creato veramente un'animazione indie spettacolare per YouTube. 53 milioni di views per un'animazione è assurdo. Ora insieme cercheremo di capire tutti i misteri che ci sono della serie. Io cercherò insomma di fare la mia analisi insieme a voi. Si prospetta un'avventura elettrizzante! Glitch Production, SMG4, ragazzi, fanno parte in più o meno della stessa compagnia. The Amazing Digital Circus, fatto con la grafica però della PlayStation 1. Mi sembra l'intro di Spyro il Drago, però, come stile dico. Ecco il circo! Benvenuti al fantastico Digital Circus! Io sono Kane, il vostro direttore, e sono qui per sconvolgervi con il più sbalorditivo fermacuore frulla cervelli armamentario che abbiate mai visto! Non è vero, Bubble? Proprio così, Kane! Voglio vedere cosa hai tenuto in serbo per oggi! Intanto il doppiaggio italiano è fatto veramente bene, bisogna dirlo, quindi complimenti, ragazzi! E non perdiamo altro tempo, ecco che inizia lo spettacolo! Ehi! Oh, Kunfo the Clown non si è mostrato oggi, quindi è morto? Sapete, in queste animazioni si tende sempre ad andare un po' creepy a volte. Speriamo bene. E lo voglio vedere. Buongiorno. Vedi? È strano. Ed è apparsa una persona. Cioè, persona. L'uscita è da quella parte, ma no. Sparita. Oh, ha rovinato tutto. Kane, chi è, un altro dei tuoi NPC o è una nuova disperata? Perché se si tratta di un personaggio nuovo, ci tocca rifare tutta la sigla da capo. Non se ne parla proprio. Accidenti! Sembra che un nuovo umano sia entrato nel nostro mondo! Umano, ragazzi! Tenete bene conto di questa frase. Kane sembra che sia un'intelligenza artificiale che gestisce questo posto. Come si toglie questo coso? Continua così. Per noi sicuramente ha funzionato. Non si può togliere di dosso cosa? Che sta succedendo? Io ho messo uno strano visore e ora sono qui. Un casco virtuale, ragazzi, tipo il VR, se l'è messo ed è finito in questo posto. Perché se l'è messo? Dove l'ha trovato? Perché non riesco a toglierlo? Dove mi trovo? Cerca di calmarti. Andrà tutto bene, novellina. Tutti ci siamo passati. Devi solo cercare di... Ma che cosa succede? Cosa? No, mia cara, non usiamo quel linguaggio scurrile da Bravi! Queste parti. Olla! Il fantastico circo digitale è un luogo adatto a tutte le età. Oh, amica mia, ti sei imbattuta in un incredibile mondo di meraviglie, dove tutto può succedere tra... Ma è una razza di dentiera con gli occhi, cioè è bellissima questa cosa. Come dire le parolacce? Oh, ottimo per la monetizzazione di YouTube. E poi dai, le parolacce non vanno bene. Beh... Come faccio ad andarmene? Non si può! Non per spaventarti o cose... Non si può! Non puoi! Cosa? Stai zitto, Jax. Però, sì, ha ragione. Benvenuta nella tua nuova casa e nel tuo nuovo corpo. Nuova casa? Che cosa intendi? Ragazzi, non fate così. Siamo bloccati qui da anni. Si dice che sia il vecchio Kinger ad essere qui da più a lungo. Oh, qualcuno ha detto qualcosa riguardo una collezione di insetti? Sta diventato pazzo, vedete? Cioè, si è fatto una casetta di cuscini. Se ne puoi andartene, rendi la tua nuova casa comoda. Qualcuno ha detto qualcosa riguardo una collezione di insetti? Ecco perché è pazzo. Non mi ispira. Adesso ho capito, questo è solo un sogno, quindi dovrei stare al gioco finché non mi sveglio, giusto?
magari. Non mi sembrano molto seri i ragazzi. Come vuoi, tappetta. Hanno rotto la maschera da commedia. Quindi che ci sarà un'avventura per la nuova arrivata o cosa? Preferirei prima far fare al nostro nuovo membro un tour nel parco del circo. Si parte! Qui abbiamo la tenda. Ok. È qui che si trovano i vostri alloggi, così come ogni sorta di altre attività. Queste attività includono... Errore? Hyperlink blocked? Palline, minigolf e altro ancora! E qui abbiamo i parchi! Annega nel lago digitale. È tipo un videogioco. O divertiti con le attrazioni della fiera digitale. Notte, giorno, tutto è ok. La scelta è tua, proprio come un buffet. Tutto? Ma certo che no. Questo è il vuoto. Noi non andiamo mai nel vuoto. Nemmeno io so cosa c'è là fuori. Oh, cavolo. Noi viviamo qui, dove posso tenervi sotto controllo con i miei centinaia d'occhi. Perché il computer, lui è come un'intelligenza artificiale, controlla tutto il posto e fuori c'è il vuoto perché è un mondo digitale. Quindi là fuori il gioco non è ancora stato programmato ed è il vuoto. Come quando apri una scena in un programma 3D, all'inizio ti trovi il vuoto. Ciao, Kane. Ti amo. Ah, andiamocene da qui prima che la luna si faccia strane idee. Dei Aspetta, rapporti con la luna? Muoviti arcobaleni. Qualcuno pulisca il corridoio. Ci penso io, capo. Perché? Che schifo. Aspetta. Ho visto una porta d'uscita là fuori. Potremmo andarcene. Ma quale uscita? Se ci fosse stata, saremmo già stati tutti altrove adesso. E infatti, ma che cavolo dici? Quindi non c'è proprio modo di scappare. Ti assicuro che non esiste una magica porta per andarsene. Probabilmente stai avendo allucinazioni digitali. Per la transizione dalla tua mente al piano digitale. Ma giuro che ho visto... Allucinazioni digitali! No, c'è qualcosa che non quadra. In realtà c'è un modo. E lui lo sa, però forse è pericoloso. Che ne dici se parliamo di qualcos'altro? Come il tuo nome? Nome? Il mio nome è... Se lo ricorda? Oh mio Dio! Perché non riesco a ricordarmi il mio nome? Ah, è un'amnesia! Nessuno ricorda il nome una volta entrato nel circo digitale. Ti dimentichi di essere umano! No, no, il controllo ci sono le vostre menti. Quindi ciò che posso fare è inventarvene uno nuovo. È brutta questa cosa. Non tormentare la tua testolina! Il tuo nuovo nome può essere qualsiasi cosa! Con la presente riuscire il nome o i nomi della scelta, non mi hanno il contatto di licenza utente digital sicuro. Sapete quando installate tipo un videogioco, vi va alla lista accetta i termini di servizio che nessuno lo legge mai, in realtà magari avete venduto l'anima. Che te ne pare? Va bene tutto, credo. Vediamo un po'. Gli dà un nome a caso, come si chiamerà? XDDC. No. Hai ragione, è orrendo. Riproviamo. Pomni. Pensi di Pomni? Sì. Penso vada bene. Erbaccolina, Jax, hai proprio ragione. Dovremmo organizzare una nuova avventura per Pomni. L'ha dato a tutti così? Ti piace l'avventura? Attività? Meraviglie? Pericolo? Orrore? Dolore? Sofferenza? Agonia? Morte? Malattia? Morte? Pan di Spagna? Cioè, prima ha detto un sacco di cose di brutte e poi pan di Spagna per alleggerire il tutto. Ma io ho sentito che ha detto... Parassita! Io non... Dato che sei nuova da queste parti, sarà solo una semplice avventura interna per farti capire come funzionano le cose qui. Cosa? Ma... io non voglio un'avventura al chiuso. Tranquilla, Zubol. Inventerò qualcosa in cui potrai scegliere di non partecipare. L'avventura di oggi è... Acchiappa i Gloinks! Ha creato un videogioco dentro gioco. Pazzo! Proprio così. L'intero tendone ora pullula di Gloinks. Okay. E tu dovrai catturarli tutti. Ma che cosa sono? Lieto che tu me l'abbia chiesto, Bubble. Sono dei... E che cosa fanno? Beh... Loro I Gloinks sono piccole creature dispettose che rubano qualsiasi cosa in cui si imbattono. Perché queste patatine ambulanti fanno questo? Come fermarli? Sta a voi scoprirlo. Ma pagano tutto! Buona fortuna e buon divertimento, mie piccole star! Quindi così, dobbiamo prendere dei Gloinks! Dei Gloinks che sono cose strane che vagano in giro per il mondo e non ci ha detto neanche come prenderli. E niente, ogni giorno c'è un'attività diversa in questo circo. Devono intrattenersi perché sono bloccati. Ho capito questo io.
Che cosa dovrebbe significare? Oh, è solo una delle piccole avventure di Kane. Sono solo cose divertenti da fare per, sai, impedirci di... scappare. Impazzire. Ah. Parla per te. Se qualcuno mi cerca, andate a... Oh, oh cavolo, no! Qualcuno mi aiuti! Oh no, hanno ucciso Zubol. Comunque, ragazzi, prendiamo da mangiare? Aspetta, dovremmo controllare come sta Kofmo e sono sicura che gli piacerebbe conoscere Pomni. La mia fortezza è impenetrabile! Ti va di venire con noi a vedere come sta Kofmo? No, non molto. In realtà credo che Kofmo sia impazzito. L'ultima volta che gli ho parlato ciarlava di una qualche sorta d'uscita. Un po' come te, Pomni. Forse stai impazzendo anche tu? Ma aspetta! Non significherebbe più probabilmente che l'uscita esiste? O forse potrebbe significare che hai qualche rotella fuori posto. Esatto, l'uscita! Beh, penso che mi piacerebbe provare a chiederglielo. Se fosse tutto reale, cosa che non è, perché è solo un sogno. Pensa ancora che sia un sogno. Perché mi guardi così? Va bene qualsiasi cosa, purché possa vedere gli altri rendersi ridicoli. Ok, inizio ad averne abbastanza. Tu, io e Pommy andremo a controllare Kofmo, mentre Frignona e Scaccomatto si occuperanno di Zubol insieme. Sei sicuro che metterli insieme sia una buona idea? Sì, ma certo. Tra di noi sono chiaramente loro ad essere i più mentalmente stabili. Non mi sembra molto. Andiamo a molestare il clown. Molestare il clown? È quel clown di prima che all'inizio non c'era. Ok. La mia maschera da commedia si è rotta di nuovo. Ma ne hai già un'altra in faccia, cosa ti lamenti? Oh, Gangol, mi hai spaventato. È qui Gangol. Che viviamo tutti. O meglio, ognuno dove dormiamo la notte. Anche se non è che abbiamo bisogno di dormire, solo che a volte è bello prendersi una pausa da tutto e avere un po' di routine, sai? Mm. Sono sicura che ce ne sia una anche per Ecco. L'hanno creata già. Io ancora non riesco a capirci niente. La cosa delle avventure... Perché ostinarsi a partecipare lo stesso? Perché non concentrarsi? Perché aveva una X, avete visto qua? C'era una X sul... C'era una regina ed è morta probabilmente. Vedi che c'è una X su quella persona. Perché non concentrarsi sul trovare un modo per andarsene? Beh, anche noi abbiamo fatto così. Ma da quanti anni siete qui? Ma dopo un po' inizi a capire che andare via di qui è impossibile. Oh. Mirare a un obiettivo irraggiungibile ti porterà sull'orlo della pazzia. E alla fine ti chiedi quale sia lo scopo di tutto. Beh, se puoi entrare puoi anche uscire. La tua identità. Se si arriva al punto di rottura può succedere qualcosa di terribile. Ok. E quella è la stanza del clown. Non è una cosa di cui dobbiamo preoccuparci oggi. Per risponderti, le avventure ci danno qualcosa da fare per mantenerci sani e stimolati. Meno male che questo è solo un sogno, vero Pomni? Mm. Oh no, sta impazzendo. Sta impazzendo. Perché siamo qui? Che stiamo facendo? Ti presentiamo un amico. È il clown, che però non c'era, hanno detto all'inizio. E perché non c'è? Forse è morto anche è in lui? Casa. Spero stia bene. Non preoccuparti, bambolina. Ho io la chiave. Cosa? Aspetta, perché? Tu non dovresti avere la chiave della stanza di nessuno. No, ma ho chiavi dappertutto e mi sembra che stiate tutti bene. Tra l'altro potrei aver lasciato una sorpresa nella tua stanza. Dimmi se la trovi. Non hai paura dei mille piedi, vero? Oh, è un maledetto questo. È la mia unica fobia, perché diamine? Rilassati, potrebbe essere una domanda del tutto non correlata. Non pensarci troppo. L'uscita! Non c'è uscita! Non c'è un'uscita! È impazzito! Oh, clown! Grazie per avermela tenuta al caldo. Ciao! Oh, si è trasformato! Kofmo si è strateggiato! Ok! Cos'è? È quello? Potrebbe essere quella cosa terribile di cui parlavo prima! Il punto di rottura! Punto di rottura? Ok, forse possiamo ancora salvarlo. Ci serve Kane. Si è buggato. Senti, esploso, so che è diventato un... Siamo sempre andati d'accordo come quando mi hai rimproverato per non aver riso alle tue battute. Lo giuro, facevano ridere. Stavo solo un po' giù in quel momento. Oh! Mi sa che il punto di rottura lo conoscerai da vicino. La sbattocchiata in giro e l'ha buggata. L'ha rotta. E ora vuole rompere anche te. Oh no! No, se ti tocca un bug, ti bugga! Devi scappare, Pommy! Cosa?
Non posso! Meglio, meglio che scappi! E la segue! Immaginate un gioco su questo film, gioco strano. So che è stato fatto in Unreal Engine. Porca vacca, ed è caduto. Oh mamma. Si è spiascicato a terra ed ora... Cosa sta inseguendo? Ah, sta inseguendo uno sgronchi là. Ok. Inizia bene. Misterioso. Mano buggata. E come si fa adesso, Pomni? Come cavolo si fa? Ma cosa diavolo è? Laggiù c'è un buco. Un Gloink è entrato qui dentro portandosi un pezzo di zucca. Oh no! Oh sì, grazie per il recap. Non credi che forse non siamo tagliati per questo? Salve, ragazzi. Jax! Abbiamo trovato il buco! Fico. Come sta, Kofmo? Spero non sia ancora arrabbiato con me per non aver riso ai suoi scherzi. Lui sta benissimo. Infatti, non credo di averlo mai visto così prima d'ora. Beh, è bello vedere che non ha completamente perso la testa. Ma voi non avete una testa normale. In realtà mi ha chiesto di darti questo. Ma sì, ma questo è proprio cattivo. Si diverte a fare il pazzo. Wow, wow, come si scende. Raid Kyle, la corsa di Caino. Perché Kane è Caino, significa. E anche questo è strano, si chiami Caino. Come Caino e Abele. Birilli. Pum, ci sta, ecco perché dava fastidio. È come i videogiochi. Che cattiveria sto qua. E ora dove sono? Cos'è sto coso? Sembra uscito da Garden of Fanban. Una collezione di insetti. Insetti? Credo sia un nido. Nido. Hey. Ragata, era quello il tuo nome, giusto? Sì, sì, sì. Guardala. Sono qui. È buggatissima. Ecco, non volevo abbandonarti così. È che la mia mano... Io non sapevo cosa fare. Tutto ok. Non mi sembra. Che te l'avevi fatto. Lui mi aggiusterà e sistemerà. Caino l'aggiusterà, ha detto. Ok. E dove posso trovarlo? Non saprei in realtà. Penso sia da queste parti. Chiamalo. Ok, lo cercherò. Tu invece resta qui. Non che tu possa fare altro. Tu resisti, tornerò subito. Però c'era una porta anche prima con un'altra X. Alcuni non ci sono più. Cos'è successo? Sono morti o sono scappati? Vorrei saperlo. Messo. Fico. Anzi, Pomni, mi dispiace che il tuo primo giorno qui sia stato così terribile. Sì, beh, non preoccuparti. Adesso io vado a cercare Kane. Oh cavolo. Poretta, cioè... Kane! Stiamo avendo un grosso problema qui! Questo posto... Sembra tipo il giardino di sole di Five Nights at Freddy's Security Breach. Il parco giochi. Quante stanze piene di roba. Wow. È pazzesco. Ah, ma c'è il... È un manichino nudo, poretto. Che cos'è sto posto? E c'è ancora qualcosa, è glitch. E vede in questo modo, glitch. In un modo molto brutto. Non so, è come un cagnolino alla ricerca di divertimento. Questo passo non è più familiare. Presentarsi al cospetto della regina Gloink. È una regina Gloink. Quindi sei la regina? No, perché avresti potuto chiedermi il permesso prima di mostrarmi uno spettacolo così indecente. Quale insolenza osa fornicare questa sottospecie con i Gloink in presenza della mia regale figura? Beh, molto regale. Anch'io sono un reale da parte di mamma. Vorrei chiederti se... guarda, c'è Zubol. Ciao, Zubol.
Aiutatemi, stupidi idioti! Un po' scortese, Zuko. È una parolaccia. Ora non voglio più aiutarti. Non può vincere mai. Sempre. Ma maledetto. Presa. What? Oh. Ehi! Kinger, figlio di... starà bene. Ma perché qua si glitcha tutto? Questo posto cade a pezzi. Nasconditi, nasconditi, nasconditi. Hai visto cosa sei? Sei un mostro, cioè, non è neanche brutta, però, voglio dire, non è lei. Sembrano le scimmiette di... Sembrano le scimmiette quelle di Toy Story, c'era una scatola simile. Non so se sia una citazione. Però credo che sia un gioco, quello delle scimmiette. Almeno le ha distratte. E le specca tutte, cioè, tu non vuoi andare sotto qualcosa. Meno male che c'hanno le scimmiette. Andiamo, dov'è Kane? L'uscita, di nuovo! Questa volta, magari che non c'è Kane, puoi uscire. Fregatene e vattene. Sì! Sì! Un'uscita. Un po' Stanley Parable. Oh no, è un'uscita infinita. Adesso si perde. È una trollata. No, vabbè. Ed è rimasto dentro. Fregata. Spacca tutto. È difficile comprendere quello che dice. Patetico. Non sono qui per l'avventura o altro, mi sto solo nascondendo da... Da quel coso? Oh, grazie a Dio, stai bene. Non hai giocato a un quiz di Jerry Scotti là dentro, vero? Quiz di Jerry Scotti, questa l'hanno messa ai doppiatori. Di cosa stai parlando? Che sta succedendo? La sto glitchando male. Cosmo. Non preoccuparti. Nah, sta bene. Hai ragione, come usciamo da qui? Ragazzi, di là. Oh. Prima le signore. Ma che dico, levati. Ma la tratta malissimo. È sempre triste, aspetta, ora ti credo che pianga. Quella Pomni non c'è. Questa avventura non era mica per lei. Silenzio, non sento le scale mobili. Lei se ne sta andando e fa bene. Non voglio rimanere un secondo di più in un mondo così strano. Non è neanche fatto bene sto gioco, è buggato. Un'altra porta, un'altra porta, è un'altra porta. Vabbè, però qualcosa sta cambiando, ne stanno arrivando sempre di più. È Stanley Parable, è una citazione a Stanley Parable questa, però. La stanza del visore. Puoi uscire attraverso il visore. La C è A, Caino e Abele. Perché Kane è la compagnia che gli ha dato il visore, probabilmente la C è A. Questa è la mia teoria. Kane e Abel. Vedi? Ha trovato l'uscita, è nel vuoto! Ma nel vuoto non è la vera uscita. E lui intanto è l'ecco... Vabbè. Oh, Bubble, sai sempre come farmi dire questa esatta frase. Gasp, un avviso sul mio stravagante Order orologio. Now the Wacky Watch.
Probabilmente lo vendono davvero, dato che stanno facendo i peluche della qualcuno serie. Qualcuno si è avventurato nel vuoto! Si spoilererà tutto! No! Così in fretta! Ecco fatto! Ma cosa ha visto? Ora, cosa diavolo è successo qui? Oh, giusto! Opera mia! Kane! Kafmo è andato in Kafmosi e si è kafmatizzato! Kafmo è astratto? Perché nessuno me l'ha detto? Dovrebbe essere divertente? E tu te ne vai in cantina? Poretto! Hai un castigo! Ma no! Cavolo! Non posso credere che Kafmo si sia reso così. Senza offesa, Kinger, ma pensavo saresti stato tu il prossimo. Grazie! Quindi... E ciò dimostra che non si può fare mai affidamento su Kinger. Chi perde va in cantina? Sto malissimo! Oh! Ah! Wow! Facile! Anche la mano? Andata! Immagino di dovermi scusare per aver mentito sull'uscita... Sapevo quanto tutti voi ne desideravate una, ma ecco, non sapevo davvero che cosa mettere dall'altra parte e... Non ho mai finito per ultimare quel livello. E livello. Sapete, non è che mi piace spoilerare i miei lavori non terminati. Intelligenza artificiale che crea livelli on the go. C'è il rischio di cadere nel vuoto. Perché è così depresso? Ad ogni modo sembra che abbiate completato l'avventura e avete sconfitto la regina. La vostra ricompensa è un delizioso banchetto cucinato dallo chef Bubble. Wow. Cibo digitale gusterà. In effetti ho un languorino. Ma non hai fatto niente. E allora non posso avere fame? Beh, non proprio, perché non abbiamo bisogno di mangiare, bere o dormire in questo mondo digitale. Ricorda soltanto vagamente la sensazione del cibo vero senza alcun beneficio nutrizionale. Lascia perdere. Però almeno senti il gusto. Non è che sei un esperto sul mondo digitale. Esperto di cosa? E ora è là davanti e... Saprà da qualcosa? Ma cosa? Non si è ambientata per niente. Mi stavano parlando, ma non si è ambientata per niente. Cerca di sorridere, di farsela mandare giù. Ma sta impazzendo. Sta impazzendo, è dentro un mondo. Dentro un mondo. Dentro un mondo! Dentro un mondo! Dentro un mondo digitale! Dentro un computer, cacchio! E Digital Circus! Che sei, signori? Bella l'idea, bella la premessa. Bisogna vedere un po' come si sviluppa. Sembra un Garden of Bamba. E allora, ragazzi, a voi cosa è sembrato? Sembra una serie interessante? Andremo a guardarcela tutta? Non lo so. Iscrivetevi al canale che ha fatto l'animazione, vi lascio tutti i link in descrizione, sia quello del doppiatore di chi ha fatto l'animazione. Supportate se volete comprare anche la loro merch. Per ora comunque è bella, è fatta bene, è qualitativa, è comunque un'opera fatta da poche persone, quindi insomma cerchiamo di essere magnanimi. Però sembra interessante e sono curioso di capire perché sono in questo mondo e come si svilupperà. Molte domande, presto avremo le risposte. Già abbiamo capito qualcosa, che sono in un mondo digitale, che dentro la porta è stato tutto causato a causa di un visore che sembra essere collegato ad una compagnia che gliel'ha inviato a casa a Pomni, che prima era un'umana e poi è diventata un clown pazzo in questo mondo. Per adesso però non c'è molto altro. C'è da capire chi erano anche gli altri personaggi che avevano la X, questo è un mistero. Se avete scoperto altre cose, scrivetele nei commenti. E presto ne capiremo tutti di più. Io vi ringrazio però per la visione di questo video insieme a me. E noi ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi!